Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Molto belle e edificanti, sia pur diversamente, queste due letture su cui volgiamo qualche istante la nostra attenzione, cominciando dal Vangelo, la guarigione della donna curva in giorno di sabato. Ora, a prescindere dalla solita polemica contro i farisei che, a causa della loro ipocrisia, accusavano Gesù di fare del bene il giorno di sabato, insomma, come se il giorno del Signore non fosse il giorno migliore per fare del bene, l'episodio è istruttivo per la sua valenza simbolica. Di chi è simbolo la donna curva? Lo dicono anche le scienze umane oggi. Di chi vive ripiegato su se stesso, sempre a pensare a sé. Ecco, Gesù ci dice una cosa molto importante, che c'era uno spirito, un diavolo che la teneva ferma in questo modo. Vuol dire che di tutte quante le forme, che su questo sono più maestre le scienze umane a volte che noi, psicologiche, che ci portano sempre a guardare sempre noi stessi, a mettere sempre noi stessi al centro dell'attenzione, a impermalosirci, a tutte queste cose qui, c'è un'azione del diavolo. Questo dobbiamo tenerlo ben presente, perché è un'azione che è la negazione della vita evangelica e cristiana, come vedremo subito che adesso ci dice San Paolo nella lettera degli Efesini, perché la vita cristiana non è mai ripiegata su se stesso. Si guarda o a Dio per amarlo o al prossimo per amarlo, non a se stessi. Quindi il centro del cuore di un credente non è Dio, ma è sempre un tu. Può essere Dio o può essere un prossimo, ma è sempre un altro. Cioè siamo decentrati, non accentrati o ripiegati su noi stessi. Cosa dice San Paolo nella splendida pagina della prima lettura? La prima delle splendide esortazioni al positivo. Com'è un'anima che vive bene? Fratelli, siate benevoli gli uni verso gli altri. Cosa vuol dire essere benevoli? Volere il bene dell'altro. Misericordiosi. Le opere di misericordia spirituale e corporale cosa sono? Sono azioni positive che vanno verso la necessità degli altri. Poi perdonandovi a vicenda, se qualcuno ha fatto male. Me la prendo, me la leggo al dito, ricordate quando fate predica con Francesco, te la faccio pagare, stiamo scherzando, non se ne parla ma neanche rancore, capite, quei piccoli incarognimenti che ci abbiamo, quelle piccole vendette trasversali che ci prendiamo, no? Non so se tra marito e moglie qualcuno che lì è presente, tra marito e moglie si mettono in muso, si fanno le vendette in questo modo qua, no? Non c'è. Niente, capite? Continua a tampare. Fate imitatori di Dio e camminate nella carità. La carità, sempre che la carità non è la carità solo fare l'elemosina ai nostri fratellini più poveri, ma carità vuol dire, ricordate il catechismo, quali sono i due precetti della carità? Ricordate il catechismo? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è la carità. Così cambiamo. Poi San Paolo fa una consultazione al negativo. E questo ce l'andiamo un attimo a vedere perché c'è una sorpresa, perché alcune cose si spera che le sappiamo, no? San Paolo dice quanto alla fornicazione, sapete cos'è la fornicazione? La fornicazione sono i rapporti sessuali extramatrimoniali e ogni specie di impurità o cupidigia, attenzione, non solo l'impurità ma anche la cupidigia, il Dio solo è materia di peccato grave, dice San Paolo, tra voi, sentite, neppure se ne parli. Cioè, non è che queste cose non si fanno, cioè, ma non ne parliamo nemmeno. Però attenzione a quello che dice, lo stesso si dica per le volgarità, le insulsaggini e le trivialità. Ecco, c'è una cosa che io ripeto in continuazione. Secondo noi, dire una parolaccia volgare, quindi una parolaccia volgare, una volgarità o una trivialità, è peccato piccolo o è peccato grave? Siamoci bene, però. Qui San Paolo dice di queste cose neppure se ne parli, cioè il testo qui è lo stesso si dica per le volgarità, insulsaggi e le trivialità, cioè tra santi di queste cose non solo che non si dicono, ma neppure se ne parli. Quindi vuol dire che sono cose da non farsi. E purtroppo noi oggi viviamo in un contesto che è pieno, capite, la volgarità si usa dovunque, so anche in televisione, anche negli spettacoli, nei film, anche nei comizi purtroppo a volte che si sentono in giro, ma queste robe qui non sono robe da figli di Dio, capite? Perché è il diavolo che dice un sacco di cose.
parolacce, le parolacce le facciamo dire al diavolo, capite? Noi non diciamo parolacce, sono cose brutte. Guardate che San Paolo incara la dose da fine, io leggo quello che scrive, eh? Nessuno vi inganni con vari ragionamenti, per queste cose piomba l'ira di Dio sopra quelli che ti resistono, quindi sugli impuri, sui fornicatori, sugli avari, su quelli che bramano i beni di questo mondo e su quelli che sono immersi in tutte queste cose, piomba l'ira di Dio. E dice, non abbiate nulla in comune con questa gente. San Paolo, se un tempo eravate tenebra, ora siete luce. Quindi la luce di un figlio di Dio rifugge in questa estroversione verso gli altri e in questo comportamento, come dire, puro, nel senso scevro da ogni impurità in senso sessuale, ma anche da ogni, come dire, macchia di legame malsano con le cose di questo mondo, gli avari e i cupidi, quelli che vogliono accumulare per sé, e con un comportamento e un linguaggio che è sempre degno di un figlio di Dio. Sono belle queste cose, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a farcele penetrare nel cuore e a farci soprattutto riscoprire sempre di più la bellezza della vita di un figlio di Dio, che è un canto ininterrotto di gloria al Signore, ma è anche bello agli occhi del prossimo. Quando incontriamo una persona che vive così, che si comporta così, questa è una persona positiva al 100%, quindi anche se magari all'inizio può un po', come dire, impressionare la sua bellezza e rettitudine, poi lascia comunque una cosa positiva nel cuore, perché in questo modo fa trasparire la luce di Dio e la bellezza della vita di un figlio di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.